Alla ricerca del prode. Gli indiani del villaggio ridevano dello sfregiato. Ridevano di lui perché era molto povero. Ridevano di lui anche perché una brutta cicatrice gli solcava il volto. «Perché non chiedi a Donna Brillante di sposarti, sfregiato?» lo deridevano. «Ha rifiutato gli indiani più ricchi e coraggiosi di 7 villaggi, ma di sicuro non riuscirebbe a resistere al tuo bell'aspetto e alla tua fortuna!» Sapevano bene di ferire profondamente lo sfregiato con questi scherzi crudeli. Infatti lui era innamorato di Donna Brillante. Perciò rimasero stupiti quando lo sfregiato annunciò: «Sì, andrò a chiedere la sua mano, perché non sono sempre la ricchezza e la bellezza che possono conquistare il cuore di una donna.» I giovani risero ancor più forte. Ma verso mezzodì lo sfregiato si incamminò per il sentiero che conduceva al fiume, alla ricerca della Spo, che si chiamava Donna Brillante. «Ti dico subito onestamente che non ho famiglia, non possiedo ricchezze e il mio viso lo vedi da te. Ma se il mio amore sincero significa qualcosa per te, sposami.» Donna Brillante lo fissò. Non sembrava spaventata dalla cicatrice e non rise di lui. Infine disse: «Il sole mi parlò quando ero piccola. Mi disse: non sposarti mai perché tu sei mia. Ecco perché ho rifiutato tutti i giovani che hanno chiesto la mia mano. Finora questa non mi pesava. Ora non so perché, ma se non fosse per la mia promessa al sole, ti sposerei, sfregiato, e sarei felice per sempre. Ah, se tu avessi riso di me, la tua decisione sarebbe stata meno dolorosa. Vorrei prendere il sole e scuoterlo, in che non ti lasciasse libera», gridò lo sfregiato. «Shh, potrebbe udirti. Sfregiato, se mi ami, vai fino alla dimora del sole e chiedigli di lasciarmi libera. Se la sua risposta è sì, lascia che ti tocchi il viso e la tua cicatrice guarirà. Tutti sapranno allora che il sole ha consentito alla nostra unione», disse Donna Brillante. Con il cuore in tumulto, lo sfregiato si allontanò dal villaggio e iniziò la lunga ricerca del sole. Camminò, camminò finché tutte le sue provviste terminarono. Si nutrì di radici e di bacche e continuò a camminare un giorno dopo l'altro. E proprio quando stava perdendo la speranza, incontrò la moffetta. «Cerco la dimora del sole», le confidò. «In tutti i miei giri non l'ho mai vista. Ma l'orso è saggio. Perché non chiedi a lui?» E così lo sfregiato andò a chiederlo all'orso. «In tutti i miei giri non ho mai visto la dimora del sole, ma il tasso forse la conosce. Perché non glielo chiedi?» E così lo sfregiato andò a chiederlo al tasso. «In tutti i miei giri non ho mai incontrato la dimora del sole. Perché non lo chiede al ghiottone?» Lo sfregiato andò a cercare il ghiottone. Ma quando riuscì a intravedere la sua sagoma fra gli alberi, era già mezzo morto di fame e di stanchezza. «La dimora del sole è dall'altra parte della grande acqua. Ce l'hai una canoa per traversarla?» Fu allora che lo sfregiato scorse fra gli alberi il luccichio dell'ampio, ampio mare che non aveva mai visto. Si stendeva lontano, lontano, e nemmeno la sua vista acutissima riusciva a intuire la fine. Si sedette sulla riva e pianse, incapace di proseguire, incapace di tornare indietro. E quando vide passare sopra di sé due aquile, narrò loro la sua triste storia. «Non potrò mai raggiungere la dimora del sole, perché dall'altra parte del vasto, vasto mare.» Le aquile calarono a precipizio e, reggendolo con le zampe, lo condussero attraverso l'oceano fino a una remota spiaggia. «Ecco, giovane, la tua triste storia ci ha commosso. Segui quel sentiero e troverai la dimora del sole.»
Lo sfregiato si inerpicò con foga su per il ripido sentiero. Sparsi qua e là sul sentiero c'erano giacche di finissima pelle di bufalo, frecce dalla punta d'oro, mocassini cuciti con filo colorato e un copricapo multicolore ricavato dalle piume di ogni uccello vivente. Come deve essere ricco il proprietario di tutte queste cose, pensò lo sfregiato, ma non le toccò. Fermo! Un guerriero saltò fuori da dietro un albero. Aveva i capelli raccolti in trecce e il viso tutto dipinto da sembrare ferocissimo, anche se era soltanto un ragazzo. Perché non hai preso le giacche, o le frecce, o i mocassini, o il copricapo? Chiese. Perché non sono miei. Il viso dipinto del guerriero si allargò in un sorriso. Ah, tu sei davvero un uomo onesto. Vieni a passare la notte nella dimora di mio padre. Lo sfregiato si morse il labbro. Mi piacerebbe tanto, ma devo proprio andare avanti finché non trovo la dimora del sole. Il ragazzo rise forte. Certo, tu non mi conosci. Io sono Stella del Mattino, figlio del grande sole. Così fu che lo sfregiato raggiunse infine la dimora del sole, dove non passò solo una notte, ma molti, molti giorni. Ma quando fu ammesso alla presenza del sole, era troppo intimidito per parlargli del suo amore per Donna Brillante. Mio figlio ti vuole bene. Rimani e siate amici. Ma non lasciarlo giocare vicino al lago degli uccelli. Gli uccelli dal ciuffo beccano gli uomini a morte. Fuori dalla capanna, Stella del Mattino sussurrò allo sfregiato. Non fargli caso. Io voglio andare al lago. Voglio tagliare la testa a quegli stupidi uccelli. E corse via veloce mentre lo sfregiato lo richiamava. Fermati! Torna indietro! È pericoloso! Gli uccelli dal ciuffo che stavano dentro l'acqua sembravano inoffensivi. Ma appena Stella del Mattino spuntò sulla spiaggia, si alzarono in volo sulla sua testa come una nuvola gonfia di pioggia e si precipitarono su di lui tempestandolo di beccate. Lo sfregiato si gettò nella mischia con i pugni tesi per far scappare gli uccelli che uno alla volta volarono via attraverso il lago. Con cautela lo sfregiato portò Stella del Mattino fino alla tenda. Hai salvato la vita di mio figlio, disse il sole quando lo sfregiato depose il ragazzo ai piedi del padre. Come potrò ricompensarti? Lo sfregiato voleva rispondere e aprì la bocca due volte, ma poi disse timoroso: se te lo dico, ti irriterai. Tu sei stato nella mia dimora e mi conosci così poco? Allora, dammi il permesso di sposare la squaw, Donna Brillante, che chiami tua. Ce n'è voluto del tempo perché ti decidessi, eh? Ma non ti sei accorto che io ero sopra di voi in cielo il giorno in cui tu hai parlato a Donna Brillante? Non lo sai che ho ascoltato ogni tua parola? Si avvicinò allo sfregiato e gli strofinò la guancia. E tutt'a un tratto l'orribile cicatrice sparì. Vieni dentro. Voglio darti abiti e cibo per il viaggio. Così lo sfregiato ritornò sulla terra scendendo la scala della Via Lattea, abbigliato e armato come nessuno lo aveva mai visto prima. I guerrieri del villaggio credettero che fosse un viaggiatore di terre lontane e le donne sospirarono davanti alla bellezza di quel volto gentile. Ma Donna Brillante lo riconobbe, si fece avanti per salutarlo, portò i suoi doni nella capanna e rimase lì, ad attenderlo mentre lui riposava. E il villaggio si preparò per il matrimonio.